Ciao e benvenuti a un'altra puntata del podcast di Compex Italia. Io sono Marco e come sempre sono con il mio collega Leonardo. Ciao Marco, ciao a tutti. Oggi parliamo di un argomento che sta molto a cuore, soprattutto a te Leonardo, e cioè la prevenzione degli infortuni con Compex. Vuoi che ne parli già a ruota libera o vuoi? Voglio, sì, magari ti faccio un'introduzione sul perché utilizzare Compex è utilissimo per prevenire gli infortuni, visto che tu sei un fisioterapista, penso E ci l'ho possa sfruttato essere appieno, sfruttato, anche, esatto, lo conosci molto bene. anche. Esatto. Allora, diciamo che perché il Compex può essere utile in ottica di prevenzione infortunio? Perché semplicemente allena i muscoli, insomma, rinforza il tessuto muscolare. Ora, bisogna pensare che il tessuto muscolare non è fine a se stesso, soltanto nell'espressione della forza, ma serve anche per l'articolazione vicina, diciamo più prossima a quel muscolo che stiamo considerando, come armatura e come struttura di rinforzo per l'articolazione stessa. Basti pensare al processo di riabilitazione che si ha quando abbiamo una rottura del legamento crociato, che è uno dei legamenti principali del ginocchio. È Qual è anche la uno degli tua infortuni più tipici, Sì, esatto. nei sport, diciamo, in cui si usano le gambe, in cui si ha una Sì. torsione della gamba. Qual è la riabilitazione? Semplicemente è rinforzare il quadricipite, perché il quadricipite termina con il tendine rotuleo che va al di sotto del ginocchio, quindi a livello della tibia. E quindi questo, avere un tendine forte, un tendine rotuleo forte, significa avere un muscolo forte e un ginocchio saldo, okay? Che anche se non ha un legamento lesionato, può essere salvato, salvaguardato dalla potenza muscolare. Compex Quindi, serve a enunciare questa forza molto più facilmente che facendo esercizi, diciamo, normali, chiamiamoli così. sostanzialmente, abbiamo la possibilità, utilizzando il Compass che ci permette di lavorare direttamente sul muscolo a un livello impossibile da riprodurre con dei sovraccarichi o con dei carichi di Esatto. peso o comunque o naturali. Naturali, tra virgolette, perché abbiamo già detto che il Compress comunque sia, non fa niente di innaturale, Sì, sostanzialmente. diciamo per distinguere Esatto. l'elemento classico, la riabilitazione classica da quella con Compex, ma quando parliamo di Esatto. naturale non diciamo veramente innaturale perché lo stimolo di Compex è È fisiologico. fisiologico. Sostanzialmente andando a lavorare sulla in modo mirato su determinati gruppi muscolari. Abbiamo la possibilità di creare un supporto articolare tale da rendere l'infortunio meno probabile sostanzialmente, o di andare a ridurre la recidiva, visto che ci sono tantissimi infortuni che una volta avvenuti mi Avvenuti. viene in mente la distorsione della caviglia, Sì, te la un pigli una classico. volta e poi è un classico che stai sempre insomma con il piede storto sostanzialmente. Ed è un grandissimo classico della ragazza che cammina con i tacchi, piglia una volta una storta e piglia continuamente storte. Sì, Oppure, va bene, c'è. nel mondo sportivo il Corridore in classico è montagna, il magari. corridore in montagna o comunque il runner. Cosa possiamo fare per prevenire? Allora, ora che hai parlato della distorsione della caviglia, abbiamo un programma ad hoc, mi viene in mente, che è prevenzione e distorsione caviglia. Questo programma è adatto per i muscoli che intervengono nella stabilizzazione della caviglia, basti pensare al peronieri o al tibia anteriore, che sono difficilissimi da allenare isolandoli con l'allenamento classico, con l'elettrostimolazione, andando a posizionare l'elettrodo a inizio e fine del muscolo. Ovviamente le posizioni sono suggerite sia sul dispositivo in questo caso che sull'applicazione Compass Coach. Esatto. Andando a posizionare correttamente gli elettrodi, andremo diciamo, ad implementare il reclutamento muscolare di questa fibra in particolare a livelli che normalmente non sarebbero possibili. Ok? Tra l'altro c'è un approfondimento dedicato sulla prevenzione della distorsione della caviglia sul nostro blog di Compex Italia. Io direi che il modo più facile per cercarlo
a scrivere complex distorsione caviglia su Google ed è penso il primo o il secondo risultato. Esatto. È veramente la cosa più rapida e io suggerirei di andare a leggerselo. L'unica cosa che mi sento di aggiungere è che il programma di prevenzione di distorsione a caviglia è sull'SP8, che è il top di gamma che ha tutti i programmi disponibili possibili. E poi è non a caso sul Complex Runner, perché come dicevamo il Complex Runner è un prodotto ad hoc per lo sportivo di endurance, in particolare del runner, quindi è ovvio che abbia questo tipo di programmi. Tra l'altro rinforzare questi muscoli stabilizzatori della caviglia non è solo per i runner, è utile in tantissimi sport, addirittura nel ciclismo, dove uno non mai penserebbe di distorsarsi una caviglia, ma per la performance, per chi cerca, insomma. La stabilità di caviglia è importantissima per un ciclista che vuole davvero curare al massimo la sua performance e risparmiare, cioè evitare dissipazioni di energie, sprechi di energie, perché avere una caviglia salda significa avere sempre un piede in linea che non ha un bollottamento e spostamenti laterali e quindi avere sempre il focus energetico sulla pianta del piede e sul pedale e quindi sempre lì. Ma penso che sia utile ovviamente a tutti gli sport che richiedono una salda posizione sul terreno, dalle arti marziali tutti gli sport in realtà hanno bisogno della caviglia, fino anche il nuoto. Anche se non abbiamo una posizione a pavimento del piede, non abbiamo un carico gravitario vero e proprio, ma a seconda poi dello stile, la caviglia si posiziona in una certa maniera e deve essere salda in quel senso lì, o comunque allenata a subire un certo tipo di stress. E sicuramente avere dei rinforzi muscolari a stabilizzarla, ad aiutarla in questo, è una grandissima mano. Sì, secondo me, se vogliamo parlare di caviglia e nuoto, stiamo qua a discutere per ore. Se dovessimo distinguere la caviglia in un dorsista e in uno che fa invece un ranista, cioè non esci più. Magari in un futuro podcast parliamo di nuoto in generale, parliamo anche di caviglia. Salendo un po' sulle articolazioni, abbiamo già accennato all'importanza di rinforzare il muscolo del quadricipite per avere un ginocchio più stabile. Quindi abbiamo detto un tendine rotuleo più forte, ma direi per costruire una gabbia articolare. Chiamiamola così. Un'impalcatura muscolare. Esatto, dare un sostegno attraverso i nostri muscoli a un'articolazione molto sensibile come quella del ginocchio. Io lo so bene perché ci sono passato, ma tantissime persone insomma hanno avuto problemi alle ginocchia. Io immagino i calciatori sono un grande classico, ma anche chi corre, insomma, l'infortunio al crociato o comunque al ginocchio, al menisco, sono problematiche classici, sì, assolutamente comuni. E rinforzare il quadricipite è assolutamente fondamentale. In questo caso, cosa suggerisci? Un programma di forza o resistenza? Sì, io suggerirei iniziare con forza e piano piano, ovviamente, procedendo per gradi. Poi abbiamo spiegato in altre sedi, sia sul blog che in altri podcast, come gestire la progressione di cicli intensità, il carico, perché poi se andiamo sovrallenamento, dovete ricordarvi due cose sostanzialmente. La prima è di scaricare l'applicazione Compass Coach, dove si può impostare un obiettivo, cioè dire voglio fare il programma di forza, e in automatico l'applicazione vi calendarizza i giorni in cui dovete utilizzare il Compex, non dovete utilizzarlo, e soprattutto vi dà la possibilità di avere un'idea del carico a cui abbiamo sottoposto i nostri muscoli tramite il workload score. E sostanzialmente quando abbiamo dei picchi di carico non è che non dobbiamo allenarci, ma dobbiamo allenarci un po' meno, dobbiamo dare un attimo di riposo al nostro muscolo. In sostanza, ricordatevi sempre che quando vedete il numero di contrazioni che vi fa fare il dispositivo, vedete un numero di arrivo, non vedete il numero che dovete fare per forza, non è una prescrizione. Esatto. Iniziate con metà programma, fate stop e passate alla fase di cool down, ma
piano piano poi proprio gli aggiungete 3-5 contrazioni ogni volta che dovete fare, dopo 2-3 settimane arrivate ad aver completato tutto il programma, ma non fatelo tutto subito. Ricordatevi invece dell'intensità, che è fondamentale, bisogna sempre cercare il massimo sopportabile. Ancora salendo sul corpo umano, arriviamo al famosissimo core, no? Alla parte centrale. Vuoi parlare di core? Va bene. Non esagererei, perché anche sul core, se sul nuoto possiamo stare delle ore, sul core possiamo stare delle settimane, secondo me. Sì. Diciamo che il core è una fascia muscolare che la fa da padrone, diciamo, su tutti gli sport e non solo sugli sport, anche solo su una corretta postura, che il core è fondamentale per questo. Per core si intende la fascia diciamo centrale del corpo, quindi addominali, banalmente chiamati addominali, tutta la fascia dell'addome, e i lombari, ok, la bassa schiena, che okay? Tutta questa fascia si chiama core, che significa nucleo fondamentalmente. Avere un nucleo muscolare forte, il core forte, significa essere stabili e mantenere la verticalità sempre quando possibile, insomma. Il complex ci può aiutare in questo, andando ad allenare in maniera sincrona tutte le fibre muscolari del core, dell'addome e del lombare che vogliamo stimolare, insomma, dipende da come posizioniamo gli elettrodi, possiamo andare ad aiutare il corpo a capire come reclutare più fibra nel gesto naturale invece che andare a risparmio energetico, per così dire, e quindi non convogliare tutto quello che può convogliare. In sostanza, sarebbe una buona pratica fare una sessione a settimana, almeno core, ma proprio complex. Se non volete fare peccato mortale, perché io ne farei anche un paio di sedute settimanali dedicate al core, e questo vi permette di non avere, diciamo, di, che di non avere, no, di avere meno mal di schiena, di avere meno problemi, sì, a diciamo livello che avendo il complex è un po' un peccato mortale davvero non utilizzarlo sul core. No, ragazzi, se non lo utilizzate sul core vi sgridiamo. Scriveteci, se non utilizzate il complex sul core, voi mandate un messaggio sui social e noi vi rispondiamo cattivo. Hai sbagliato. Va bene. Invece l'ultimo, io chiuderei, perché abbiamo parlato praticamente di... Stiamo salendo pian piano. Stiamo salendo. Ginocchio, core. Adesso si torna in palestra, si va a nuotare di nuovo. Si gioca a pallavolo, si fa... Allora, tutti sport dove gli infortuni sono quelli sempre alla spalla. Sì, diciamo che sono diversi gli sport che prevedono un gesto, per così dire, di overhead, cioè di semplicemente spalla in estensione, quindi con il braccio sopra la testa, e non essendo abituati dopo un periodo di stop, che può essere, come in questo caso, la quarantena, ma anche pensate semplicemente al ritorno dopo una stagione estiva, non essere abituati più a sopportare un carico in overhead può essere pericoloso per le nostre articolazioni. E quindi dobbiamo andare a supportare con i muscoli, per il stesso principio che abbiamo spiegato prima, l'articolazione in oggetto. Okay? Ora, la spalla è una delle articolazioni più complesse che abbiamo nel nostro corpo. C'è un complesso di muscoli che non sto qui ad elencare. Ma pensate alla famosa cuffia dei rotatori, quella che fa quei muscoli che riescono a intraruotare ed extraruotare l'omero. Okay. Ora, non possiamo andare ad agire singolarmente su tutti questi muscoli qui. Si potrebbe, ma sarebbe un po' complicato da spiegare e sarebbe meglio lasciarlo agli esperti di settore. Okay. Assolutamente. Ma potremmo andare a utilizzare complex molto semplicemente sul deltoide, che è il muscolo che ricopre, che fa da cappello alla cuffia dei rotatori. Il deltoide ha dei fasci anteriori, posteriori e laterali, e possono... Anche qua, io direi, basta guardare sull'applicazione Complex Coach, sul dispositivo, sul poster che troviamo nei dispositivi a cavi, ed è
Super spiegato bene, è un posizionamento elettrodi più chiaro sulla spalla, sostanzialmente, dal mio punto di vista, e procederei con quello. Anche qua tu suggerisci un programma forza? Sì, assolutamente. E in realtà, se siamo ovviamente in ottica di prevenzione, ragazzi, perché se abbiamo il bisogno di recuperare un infortunio, abbiamo detto in un altro podcast che dobbiamo invece partire dai programmi di recupero, come recupero, rinforzo post infortunio, e poi arrivare a fare quello che dovremmo fare in ottica di prevenzione, invece programma forza. Ma io ti chiedo, assolutamente, ma io ti chiedo, allora, adesso abbiamo più o meno centrato tutto, io parlerei anche un attimo di epicondilite, se sei d'accordo, ma per questa forse da dire che c'è il programma per trattarla, che è il programma appunto epicondilite sull'SP8, e poi penso che anche sull'epicondilite ci siano dei lavori di forza da fare a livello sì, del gomito. Diciamo che il programma epicondilite non serve tanto per prevenire, ma per curare, tra virgolette, il dolore. Per trattare il dolore che deriva appunto da un'infiammazione all'epicondilo, che si chiama epicondilite. Per prevenire un famoso gomito del tennista, dobbiamo invece andare a lavorare sulla stabilità dell'articolazione, come abbiamo detto prima. Quindi lavorare su muscoli come il tricipite, e l'avambraccio e anche il bicipite. Okay. Lavorare su questi, su questi muscoli, la stabilità all'articolazione del gomito. Quindi, ragazzi, se vi piace giocare a golf, se vi piace giocare a tennis, segnatevelo, sì. Bisogna fare queste cose. A noi piace giocare a tennis, e insomma, fortunatamente non abbiamo questi dolori, ma ci provvederemo in caso di atrofia muscolare. Comunque. La domanda che mi sorge spontanea adesso, dopo che abbiamo passato in rassegna le principali articolazioni e suggerito un po' cosa fare, è: quante volte posso usare Compex sulle diverse articolazioni in un giorno? Cioè, allora, non lo usiamo sulle articolazioni, ricordiamo tutti, sì, ma sul muscolo prossimale, diciamo, quanto più vicino possibile, certo, all'articolazione. Quanti lavori ci consigli di fare? Fin quando lavoriamo in isometria, quindi siamo ai primi step di allenamento con Compex, vi suggerisco 3-4 volte alla settimana su uno stesso muscolo. Ok? Ok. Ma in una stessa giornata lo posso usare? In una stessa giornata lo utilizzo massimo una volta, due volte, due gruppi muscolari a giornata, diciamo così. Ok? Quindi per esempio voglio farmi il programma di prevenzione di distorsione alla caviglia, e poi la core stability nello stesso giorno. Sì, assolutamente. Perfetto. Questo, però considerate il rinforzo, diciamo, la prevenzione dell'infortunio come un allenamento, okay? Certo. E non come una cosa a parte dall'allenamento con Complex, perché considerate che stiamo parlando di questa cosa qui, non c'è molta, diciamo, differenza tra fisioterapia, che perché la prevenzione, diciamo, è anche fisioterapia e allenamento, ok? Certo. Cioè, è una linea molto, molto blanda che, diciamo, si passa abbastanza spesso. E direi, allora, ricapitolando, abbiamo parlato di cosa fare per prevenire distorsione alla caviglia, cosa fare per evitare problemi alle ginocchia, o ridurre le possibilità di problemi alle ginocchia, cosa fare per stabilizzare il corpo a livello centrale, migliorare il core. Abbiamo parlato di spalla, abbiamo Spalla. parlato di gomito. E di conseguenza abbiamo coperto praticamente Le maggiori le articolazioni. maggiori articolazioni. Vi abbiamo provato a dare qualche piccolo suggerimento. A me non resta che ricordarvi di scaricare l'applicazione Compass Coach, fondamentale. Cioè, ragazzi, fatelo. Se non l'avete fatto, fatelo subito. Poi, dopo aver scaricato l'applicazione Compass Coach, visitate il sito www.compass.com, dove trovate tanti approfondimenti, in particolare sul blog. Seguiteci su Compass Italia, su Instagram, YouTube. Su YouTube ci sono dei tutorial fantastici che vi aiutano a utilizzare molto bene il Compass sui diversi gruppi muscolari. Su Instagram ci sono spesso dei suggerimenti per utilizzare
il complex in esercizi un pochettino più avanzati. Seguite il podcast, se non avete fatto segui, subito fare però segui. Subito, ora. Se non lo fate, cattivi. Oggi, oggi vi sgridiamo. E penso che abbiamo detto tutto. Se volete un approfondimento personalizzato, perché magari avete dei problemi particolari che volete risolvere e volete un consiglio personale, insomma, in più, c'è il servizio di formazione online che trovate sempre sul sito ufficiale Compex, dove potete avere un'ora a disposizione con un nostro esperto che è in grado di ascoltare nel dettaglio le vostre esigenze e darvi suggerimenti tailor-made, personalizzati. Esatto. Allora, penso che abbiamo detto più o meno tutto quello che potevamo dire della cura delle articolazioni con Compex, almeno un'infarinatura di base. Mi sento di dire che faremo a breve un altro approfondimento sulla cura e prevenzione delle articolazioni con la nostra gamma di tutori, ma questo merita un approfondimento una cosa a parte, sì. E lo faremo sicuramente presto, a breve. E niente. Vuoi salutare te, grazie. Leo, stavolta? Va bene, allora faccio io questa volta gli onori.